Oltre 100 anni di storia per i canottieri Irno che hanno consegnato pagine gloriose di sport e non solo alla città di Salerno, un circolo che in questi ultimi anni ha marcato anche un'importante presenza nel sociale, aprendo le sue porte ai ragazzi special. Un'attività quest'ultima che sta dando anche importanti risultati in chiave sportiva con una giovane atleta salernitana, Marta Piccinino, che al di là dei record mondiali collezionati, domenica prossima sarà impegnata agli europei, potrebbe essere una delle punte di diamante del canottaggio italiano alle prossime Olimpiadi francesi. Oltre 100 anni di storia nel canottaggio, il Circolo Canottieri Irno, e adesso anche con questa specialità che da alcuni anni aveva portato avanti Gigi Galizia, il nostro grande allenatore, purtroppo scomparso ahimè prematuramente, ma che oggi continua a dare dei risultati notevoli perché usciamo da poco da grandi risultati mondiali con un nuovo record da parte di Marta Piccinino nel pararowing e un nuovo titolo mondiale. Pronti domenica a ripartire per andare a fare l'Europeo, sempre con Marta Piccinino, che è convocata in nazionale. Probabilmente stai allenando una futura olimpionica. Diciamo, è quello che speriamo per il futuro. Sicuramente ci stiamo impegnando tanto, stiamo ottenendo degli ottimi risultati, stiamo vedendo dei progressi, ci auguriamo di continuare a crescere e, perché no, coltivare il sogno di arrivare un giorno alle Olimpiadi. Quanti atleti speciali, tra virgolette, ci sono qui ai canottieri? Ma guarda, noi il circolo si è dedicato già da molto tempo a questo settore dei ragazzi cosiddetti speciali, perché lo sono veramente poi dal fatto che hanno un impegno e una caratteristica fenomenale. Oggi abbiamo all'incirca una ventina di ragazzi con più o meno diverse disabilità, ma che comunque ci danno il piacere, la gioia di vederli sull'energometro per quanto riguarda l'indoor e appena c'è la possibilità con il sole anche in barca. Vederli navigare è sempre una cosa spettacolare. Piano. Questa è una sezione special, tra virgolette, c'è anche il fratello di Marta, non Sì, dimentichiamocelo. certo. Dà ancora più soddisfazione allenare questi ragazzi? Come no, ovviamente adesso i riflettori sono puntati su Marta perché siamo riusciti ad arrivare a un livello abbastanza importante, però non ci dimentichiamo di tutti gli altri ragazzi e ci auguriamo di riuscire a portare ad alti livelli anche gli altri, insomma. Non finisce qui l'impegno dei canottieri Irno per il sociale, parliamo della Dragon Boat, un'altra esperienza eccezionale. Sì, certo, quella è un'esperienza che segue un mio collega che è Enzo Montefusco, ma che vede anche lì un notevole sforzo da parte del circolo perché lì abbiamo da poco acquistato due imbarcazioni, anche insieme all'Angelo Serra, che è un'associazione che segue le donne con problemi oncologici. Anche nel canottaggio abbiamo un'altra associazione che è quella di noi donne soprattutto, anche lì problemi oncologici, ma che oggi in tendenza vi è nello sport e terapia integrata il riconoscimento che questi tipi di sport fanno bene alle persone che hanno avuto questa tipologia di problemi. Qui siamo nell'hangar, diciamo, è il cuore storico del canottaggio, no? Cambiate le barche, non ci sono più quelle in legno, ci sono quelle in resina. Quello che però è sempre stato, diciamo, il punto centrale dei canottieri, no? La leva che manca, è sempre mancata. Sì, diciamo questo, che il canottaggio è uno sport difficile, è uno sport duro, è uno sport di sacrifici, ma che ti dà delle soddisfazioni immense. Il nostro ruolo di dirigenti è quello di andare a cercare nuovi atleti, le leve per noi sono sempre importanti e sempre aperte. Non sappiamo dove è il campione, andiamo sempre alla ricerca, andiamo sempre al piacere di avere con noi dei ragazzini che incominciano a fare gli sport del mare, e questo per noi è lo scopo principale della nostra associazione. È duro il lavoro del canottiere.
Sì, certamente, il canottiere deve essere forte, veloce e resistente per definizione, per cui diciamo combina un po' tutte le abilità tecniche e organiche, quindi naturalmente il canottiere è un atleta totale, completo. Ritornando a come abbiamo aperto con Marta Piccinino, potrebbero la Venere portare altissimo, no? Non ci nascondiamo, non solo le Olimpiadi, ma anche magari la speranza di una medaglia. Ma diciamo che sicuramente Marta ha dato una grossa dimostrazione a questo campionato del mondo, perché ha migliorato il suo record di 5 secondi, un'eternità se ci pensi rispetto a quello che è il tempo definito dei 2000 metri. Marta quest'anno con la gara della settimana scorsa è riuscita a bloccare il tempo sul 8:13.5, migliorando di 5 secondi rispetto al tempo stabilito l'anno scorso, esattamente un anno fa, l'anno scorso, dove era 8:18.5. Chissà se ci riusciamo a vedere questa grande performance da parte di Marta, che è una delle atlete che ha la possibilità, la potenzialità di poter arrivare a medaglie.